ha preso il via da Teramo un'iniziativa di Banca Generali Un Campione per Amico, alla presenza di oltre 500 bambini delle scuole elementari. Presenti all'evento allenatori d'eccezione, nomi simbolo dello sport italiano: Adriano Panatta, Francesco Graziani, Andrea Lucchetto e Martin Leandro Castro Giovanni, che oltre a insegnare agli studenti delle scuole primarie i segreti dei rispettivi sport, hanno cercato di trasmettere loro attraverso un momento ludico i valori della solidarietà, del gioco di squadra e dell'importanza dell'attività sportiva per la salute. È una manifestazione che rincorriamo dal 2020, per cause Covid chiaramente non è stato possibile farla, adesso torna a Teramo come prima tappa del tour di quest'anno. È una manifestazione longeva, a 21 anni, è importante soprattutto in questa fase per quello che hanno vissuto soprattutto i ragazzi, i bambini, privati anche dello sport che è fondamentale per la loro età, iniziare con questo evento, che è un evento di festa legato allo sport, dove i quattro campioni sono a stretto contatto con i ragazzi e quindi in qualche modo provano a passare tutta una serie di ideali, di valori, e lo fanno in maniera autentica, ma lo fanno anche con degli esempi in qualche modo che possano seguire questi ragazzi. I ragazzi hanno bisogno di esempi, hanno bisogno di sport. Il momento particolare dello sport sta nel recuperare il sorriso sotto le mascherine, perché l'hanno sempre avuto i bimbi. In un grande momento di difficoltà il sorriso, il divertimento, l'interazione, la condivisione è venuta a mancare, al di là poi delle attività che abbiamo fatto anche con la federazione di entrare all'interno dei loro social per fare in modo che come Home Smart Coach ci sia sempre l'attenzione nella condivisione anche a distanza. Non è didattica a distanza, ma è far divertire lasciando in movimento i bimbi nelle loro stanze. Qui dentro nella piazza storica si riprende l'anima di quell'interazione, di un'attività promozionale che Banca Generali Un Campione per Amico ormai da più di 15 anni. Sono arrivato più a 400.000 bambini che hanno giocato con me, e la cosa più importante è che l'energia, il sorriso, l'interazione, la condivisione per ogni singolo bambino sia la medesima, perché è molto importante dare un segnale non di ripartenza ma di continuità, anche perché per me no, è sempre stato così. E io spero che i ragazzi oggi si divertano e si approcciano allo sport, perché lo sport è importante per tutti i ragazzi, per la loro crescita, per il futuro di tutti. E facendo divertire i ragazzi con il sorriso in faccia, penso che si se divertono i ragazzi tornano. Vedo che adesso c'è tanta voglia di riprendere e questo è positivo. D'altronde credo che i bambini sono stati più penalizzati, perché noi grandi in qualche maniera siamo riusciti ad accettare quella situazione. Loro alcune cose non le comprendevano, non le capivano. Però vedere adesso, da oggi, questa piazza che si rianima di sorrisi, di entusiasmo, di passione, è una bella cosa.